per noi la partecipazione a Fruit Attraction, insomma, per noi è una fiera storica. Da tanti anni ormai siamo in Spagna e per noi è un punto di riferimento che è cresciuto negli anni. E quest'anno, più che mai, con i suoi 7 padiglioni, per noi ha portato un'affluenza veramente importante, sia di operatori, clienti del mercato spagnolo, italiano, che rimane ovviamente la nostra sede principale, ma anche clienti di tutta Europa. Quindi siamo soddisfatti della nostra partecipazione e qui è sempre una bella occasione per incontrare le persone del settore, che ce ne sono tante e di ottimo livello, e lanciare anche, presentare le nostre novità. Un allargamento di gamma nel nostro prodotto Zuppe Pronte. Si tratta della pasta e ceci, quindi dopo il successo della pasta con fagioli, che sta crescendo molto bene, proponiamo un'altra ricetta con presenza di pasta. Una ricetta più della tradizione, questa volta non del nord Italia, ma un pochino più del sud Italia, con la presenza di pasta, appunto, 8 tipi diversi di pasta, quindi forme diverse. Come sempre, insomma, la base vegetale. Ampliamento per quanto riguarda invece il mondo dei contorni, quindi affianchiamo il purè di patate con le polente, la polenta, diciamo, più classica, e la polenta arricchita con il gorgonzola. Già le prime risposte dai nostri clienti, dai consumatori, sono ottime, quindi ve la consiglio, soprattutto quella col gorgonzola, per gli amanti del formaggio. E in ultimo, per noi è un rilancio quello del brodo fresco, che per noi nella categoria degli aiuti in cucina, quindi non è più un piatto pronto né con contorno, è qualcosa che è un ingrediente in questo caso, questa volta non più in bottiglia come era un tempo, ma nella classica ciotola che distingue tutti gli altri prodotti di questo tipo di MDC. Quindi speriamo che il consumatore possa riconoscere la qualità dei nostri prodotti attraverso il riconoscimento del packaging. Focalizzandoci un po' su quello che stiamo facendo qui in Spagna, il mercato cresce e noi cresciamo a un ritmo ancora superiore, quindi siamo contenti dello sviluppo che stiamo avendo qua, tant'è che stiamo proprio in questo momento facendo un ampliamento dello stabilimento, che ormai da 10 anni abbiamo a Tudela, nella zona della Navarra, quindi zona molto vocata per le coltivazioni e per la produzione, e vedremo poi se saranno necessari altri interventi industriali o agronomici, ma lo sviluppo è per noi in Spagna molto molto interessante.